c'è una new entry sul canale. Sono appena arrivati, lo stiamo mangiando. Fish and chips è reale, niente, sto pensando a dove andare. Sorry mama for my swag. 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 E allora siamo tornati presso il Graffiti Tunnel presso la stazione di Waterloo, dove abbiamo questo tunnel pedonale fondamentalmente che attraversa tutta la stazione, ricoperto di graffiti bellissimi. La nostra Benedetta può confermare. Confermo, veramente belli. Sei ancora ubriaca dal vino di prima? Pochetto. Troppo facile venire a Londra e il Tower Bridge, il Big Ben, alle nostre spalle abbiamo la cattedrale di Westminster. Questo video tratterà invece la Londra inusuale, vi faremo vedere i posti in cui non tutti vanno, ma che secondo noi meritano la vostra attenzione. Seguite noi e vi faremo vedere A, dove si mangia, che è fondamentale, e B, le cose più particolari da vedere nella Grande Mela. No, Londra è la grande. Buongiorno, buongiorno. La tappa di oggi dovrebbe essere Greenwich, che è Greenwich, però ho scoperto che si dice Greenwich, perché se dici Greenwich ti guardano male, quindi andiamo a Greenwich. Ieri sera è andata a finire male, nel senso era 48 ore che non dormivamo. Ma siamo stati bravissimi però. In realtà abbiamo retto. E siamo andati a letto abbastanza presto, non diremo l'ora per evitare confusione. Alle 7. Andare. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, io mi sono messa sul letto alle 6:30. Lui mi ha fatto il tè con i biscottini e poi alle 7 sono caduta, non so. Marito modello. Sì. Ci vediamo a Greenwich. Ma intensa salita, siamo arrivati all'osservatorio di Greenwich, che sarebbe questo. Con quel fiatone. E adesso andremo a mettere un piede da una parte dell'emisfero e l'altro piede dall'altra parte dell'emisfero. Vede? Siamo quasi a ridosso del meridiano di Greenwich. Però si dovrebbe fare la coda per farlo vedere. Questa è la coda, le foto. Noi non la faremo perché per fare una foto non voglio fare coda. Però vi farò vedere in diretta il passaggio da una parte dell'emisfero all'altra. Passa il meridiano. Quello è il meridiano di Greenwich. Passa il meridiano, passa il meridiano. Abbiamo passato il meridiano, basta, andiamo a mangiare. Dopo aver mangiato un po' di frittume al Greenwich Park, Greenwich Market, siamo davanti alla Cattisark, che è questa nave che, se non ho capito male, dovrebbe essere stata la nave più veloce della flotta inglese. E per andare dall'altra parte del Tamigi, cioè di tornare verso il cuore di Londra, io voglio fare il Foot Tunnel, che è lui lo vuole fare. Il passaggio pedonale sotto il Tamigi, che però dovrebbe essere abbastanza claustrofobico, e comunque c'ha il Tamigi sopra. E lei ha paura. Facciamo, dai. Guarda com'è accogliente. Ma questo è l'ingresso, come vedete è molto accogliente, sembra Alcatraz. È accogliente l'ingresso, c'è cioè cartelli di persone scomparse, architetture che ti mettono a tuo agio. Un forte odore di marcio. Il rumore si fa sempre più sordo, il rimbombo è forte. Ioi, che ansia. Ma la Benedetta è di carattere molto forte. È quindi casa esiste... addosso. L'ambiente è rassicurante, queste luci che fanno intermittenza. Ah, che schifo, è
grazie. Comunque anche la benedetta è serena, mi ha appena detto tienimi la mano, ho paura. Cascano gocce di schifo bianco. Che cazzo è? Vabbè, dopo ci faremo delle analisi. In zona Piccadilly, che è quella dove ci sono cartelloni pubblicitari, è centralissima. Abbiamo beccato tipo che è una parata di football americano. Parata, boh, bello però. Che poi sono andato la Pepsi Max gratis. Bevete Pepsi, molto meglio della Coca. Buono davvero. Pepsi, pagami. Stiamo per assaggiare un cosiddetto. Ora abbiamo preso il dorayaki, che io pensavo fosse al cioccolato. Però non sappiamo effettivamente. Entrate, ho detto red beans. Beans, facciamo. Lorenzo, scusami, forse riuscirà ad aprirlo. Ma è cioccolato. No, no, ho capito cos'è, sono fagioli neri. Non è cioccolato, dai. Adesso la nostra benedetta andrà al test. Ah, io. Mi fido io. Dai, cos'è sto puzzo di merda? Come di merda. Andiamo al test ufficiale del dorayaki londinese. Comunque non so cosa sia questa, deve essere per l'inizio dell'NFL, la National Football League in America, e qui a Piccadilly è pieno di roba del football. C'è chi lo chiama paradiso, chi lo chiama Eden. C'è chi lo chiama paradiso, chi lo chiama Eden, chi lo chiama Valhalla, la benedetta lo chiama Kingdom of Sweet. Siamo esattamente lì. Per lei siamo nel paradiso, ovvero ci sono delle, guardate. Tipo il salone master. Ci sono muri di dolci di qualsiasi tipo, di Twinkies. La benedetta è in frenzy. Dove li vendono i guinzagli? Comunque sinceramente è abbastanza impressionante. Di qualsiasi tipo di dolce c'è tutte le varietà. Tipo Kit Kat, c'è tutti i Kit Kat mai fatti. Alla banana, al cioccolato bianco, al cocco. Ci sono gli astucci di Oreo, capisci? La benedetta sembra prendere l'acqua e fontanello a Villa Vogue qui. Oh, lei dà una regolata. Un po', dai. Vai, borda. Sciaguattate di roba.